Un mondo senza pena di morte. Fate ancora un applauso a loro e li ritroveremo più tardi, il nostro coro gospel. Vedo che si sta riempiendo lo spazio qui sotto di noi, vedo che ci sono sempre più persone, ogni anno è così, l'altro anno anche eravamo moltissimi, anche se pioveva. Probabilmente siamo qui tutti per un unico motivo, gente che arriva da tutto il mondo, gente che ha testimonianze molto importanti, ne cominceremo a conoscerle da adesso, cominceremo ad ascoltare storie, perché un mondo senza pena di morte è un mondo più sicuro, dove comincia ad esserci posto per tutti. Non si può mai legittimare una cultura di morte, non si può rispondere alla violenza con la vendetta e con l'altra violenza, nessuno ne ha diritto, tanto più uno Stato. E ascoltiamo ora una lettura molto interessante, molto intensa. È la lettura di Derek, che ci regala Annalisa in Sardà. Prego Annalisa, vieni. Prendi posto, lo mettiamo qui così regolati il microfono. Ci siamo. Buonasera. Onorevoli membri del Parlamento europeo, il mio nome è Derek Rocco Barnabei. Sono innocente, ma sono stato condannato a morte per l'omicidio della mia fidanzata Sara. Ma devo dirvi innanzitutto che non ci sono prove contro di me, non c'erano testimoni oculari, nessun'arma del delitto, nessuna confessione, niente che leghi me a questo crimine, c'è solo una montagna di prove che può dimostrare la mia innocenza, come per esempio tracce di sangue, capelli e pelle sotto le unghie di Sara che non risultano essere compatibili né con i suoi né con i miei. La domanda è di chi erano, la risposta è ovvia, dell'assassino. Eppure una serie di evidenze biologiche non sono state esaminate. 19 tipi di impronte digitali sono rimaste non identificate. Ci sono ancora 60 elementi direttamente collegati alla scena del crimine che, se sottoposti a esami, possono provare la mia innocenza. Signori, tutto ciò che io chiedo è che i tribunali americani mi permettano di sottoporre a esami questi elementi. Potrebbe un colpevole volere questo? Ma i tribunali, in ogni caso, non pagherebbero i test, che possono costare fino a $300.000 in America. La giustizia ha un prezzo che io non posso permettermi. Il braccio della morte in America non ospita i criminali più violenti, ma i più poveri. Uno dei ricordi più terrificanti fu quando fui incarcerato. Fui messo in una cella sporca di scarafaggi, di feci umane e di topo, e quando chiesi di pulire la cella, fui picchiato, fui massacrato, distrutto fino alla morte e obbligato a mangiare gli escrementi. Così io vi chiedo, signori, chi è il peggiore criminale? Quelli che stanno dentro queste celle o quelli che si approfittano della nostra miseria? Perché ciò che la gente spesso fa fatica a capire è che in America la pena di morte è un grosso affare, perché il sistema carcerario è un'industria da miliardi e miliardi di dollari. Rendere la pena di morte finanziariamente insostenibile potrebbe effettivamente portare alla sua abolizione. E la ragione fondamentale può essere riassunta in una sola citazione di uno dei padri fondatori dell'America, Thomas Jefferson, che disse: mi opporrò alla pena di morte fino a quando qualcuno non mi dimostrerà l'infallibilità del giudizio umano. Grazie, onorevoli membri del Parlamento europeo. Possa Dio benedire e guidare tutti quanti voi. Grazie ad Annalisa in Sardà per questa lettura.